adesso spendo, se avete ancora un po' di tempo, spendo qualche minuto per raccontarvi come vengono prodotti i video trailer della Sergio Bonelli Editore, perché sono in molti a chiedermi quali siano i mezzi utilizzati, il processo lavorativo. E allora spendo qualche parola per questo. Di solito mi arrivano le tavole del fumetto in alta risoluzione, nella più alta possibile. E io comincio a fare un lavoro che riguarda lo scontorno dei soggetti in maniera da creare un'immagine multiplanare, cioè immaginiamo un'immagine in cui ci sia Tex in primo piano, ci sia un secondo piano dietro con degli oggetti, dicendo, e poi dopo in fondo ci sia ancora un fondale. Allora separo Tex dal resto, ricostruisco cosa c'è dietro fino a ottenere tre piani, quattro piani, cinque piani a seconda di come è composta l'immagine per poter dare profondità a una camera virtuale, una videocamera virtuale che utilizzo all'interno di un programma specifico che si chiama Motion ed è un programma che fa parte di un pacchetto della Apple che comprende anche Final Cut, che è il programma che utilizzo io per fare il montaggio. Una volta che ho separato le immagini in più piani, questo lavoro di solito lo faccio con Photoshop o con programmi similari, allora prendo queste immagini, le importo all'interno di Motion e le suddivido, cioè sposto i piani in maniera da creare spazio tra un livello e l'altro. A quel punto lì, con una camera virtuale, cerco i movimenti necessari per raccontare la scena nella maniera migliore possibile, per dare un effetto che sia poi conforme con quello che voglio raccontare. Di solito poi creo diverse sequenze in questa maniera qua e sono quelle che utilizzo per fare il montaggio vero e proprio. Allora a quel punto mi tocca prima capire cosa far vedere, cioè cosa mostrare senza creare spoiler, senza quindi rovinare la storia a chi deve ancora leggerla, ma semplicemente cercando di incuriosire. E quindi a volte utilizziamo dei claim, cioè quindi delle frasi topiche che utilizziamo per spezzare il racconto di immagini per far capire qual è l'obiettivo, il senso della storia. Il passaggio successivo consiste nel cercare una musica adatta al trailer. Nella maggior parte dei casi mi appoggio a delle banche dati di musica in cui trovo dei brani musicali già pronti e utilizzabili, royalty free. Io sono abbonato a alcuni di questi servizi e cerco quella che fa al caso mio. Se non la trovo, allora gioco forza, sono obbligato a crearla ex novo e quindi, forte del fatto che comunque sono anche un musicista, mi metto lì, la compongo, la suono e fino a che non trovo quello che effettivamente mi serve. Poi c'è la fase di montaggio vera e propria, quindi il montaggio in questi casi qua viene fatto seguendo la musica, cioè avendo la musica come diciamo base su cui far scattare le immagini. Non essendoci dialoghi, è chiaro che appunto questo è il modo migliore per operare. Una volta che ho un montato, oppure un pre-montato, allora lo mostro alla direzione della Sergio Bonelli Editore, che insieme ai vari curatori dei personaggi, controllano e decidono se va bene, se è stato mostrato troppo, oppure se bisogna aggiustare il mood del montato e via dicendo. A quel punto mi arrivano i feedback e io faccio le correzioni che servono e dopodiché chiudiamo il video, lo confezioniamo e lo mandiamo online tramite il gruppo web.
Mi auguro di essere riuscito a intrattenervi per un po', a farvi passare un po' di tempo in questo periodo così particolare. Diciamo, prendiamo questo momento per rituffarci un po' nelle nostre letture preferite, i nostri amati fumetti. E quando vi capita di andare a fare la spesa, se l'edicola è di strada, fermatevi e aggiungete alle derrate alimentari anche qualche lettura in più per ingannare il tempo e attendere che questa situazione si sblocchi e ci riporti poi alla normalità. Grazie per avermi seguito fin qui e buona lettura.